Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi un video che volevo fare da un po' di tempo e finalmente è giunto il momento. Come sempre, se volete rimanere in mia compagnia e non volete perdervi i prossimi video, non dovete fare altro che pigiare i soliti bottoncini e per sostenere me, il mio canale e il video lasciare un pollice in su a questo video appunto. Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di un prodotto che per me è irrinunciabile, un po' tutto l'anno, in estate ancora di più. Sto parlando dei bronzer e secondo me tra questi 5 che vi proporrò oggi, che hanno texture diverse, fasce di prezzo diverso, quindi c'è un po' di tutto, c'è il vostro prodotto del cuore. Comincerei da quello che è un cavallo di battaglia, nel senso che tutti gli anni questo brand tira fuori una collezione estiva in cui è presente un bronzer con delle caratteristiche da fascia di prezzo molto più alta. Io ho deciso di prenderlo solo l'anno scorso, tutti gli anni ci sono andata vicino, ci siamo sfiorati, però l'anno scorso sono capitolata e esce comunque tutti gli anni, anche in quella di quest'anno di collezione lo ritrovate, cambiano leggermente i colori, ma proprio questione di poco, ce ne sono sempre almeno 2 se non 3 per ogni collezione, quindi sicuramente troverete quello per voi. Quindi quello che vi faccio vedere io è il bronzer della scorsa collezione estiva di Kiko, per la precisione era la Unexpected Paradise e io avevo acquistato lo 02 Universal Sienna. Nella collezione di quest'anno sono uscite, mi pare, altre 3 proposte e, ripeto, trovate comunque colori più o meno simili. Quello che ho preso io è un colore intermedio, nel senso che non è né troppo caldo né troppo freddo, è una giusta via di mezzo, si sfuma benissimo, hanno sempre un profumo poi eccezionale, questo pure, mamma mia, è un padellone, vi durerà per tutta la vita, se ne volete uno che vi duri anche per le generazioni future, eccolo qua, è lui. Il colore in questo caso è una cialdacotta marmorizzata. Questo è il colore applicato, è una meraviglia da sfumare, è veramente facile da usare nelle mani di chiunque. Tra l'altro quelli della collezione estiva di quest'anno, non so questi, può darsi che questi ancora li troviate negli sconti, quindi questo colore potreste tranquillamente ancora trovarlo, ma in sconto 30 trovate anche quelli dell'ultima collezione, perché Kiko è uscita con i saldi estivi. Passiamo ad uno decisamente più costoso e questo è di Charlotte Tilbury, ve lo posso far vedere in 2 colorazioni perché ne posseggo 2 ed è l'Airbrush Bronzer. Questo è ancora nella scatola, è la colorazione 1 Fair, sì, mentre questo qui è la colorazione 2 Medium, che è quello che mi vedete anche oggi sul viso. Questo è quello che ho già usato e strausato perché ce l'ho da febbraio e il colore, a parte che anche questo è una seta ragazzi, incredibile. Il colore è questo. È un colore leggermente, ma proprio leggermente più freddo rispetto a quello di Kiko. Le polveri di Charlotte Tilbury sono una roba spaziale, sono una vera e propria seta. E questa texture è una delle migliori in assoluto che abbia mai utilizzato a livello di bronzer. Ha un costo. La cosa positiva è che questo pack meraviglioso è refill, per cui una volta che finite la cialda di prodotto si estrae, qui sotto c'è, vedete, un buchino con cui andare a tirar fuori la cialda e potete acquistare appunto solo la cialda all'interno e non tutto il pack, che è una meraviglia comunque. Vi faccio velocemente vedere anche il colore 1 Fair, che come potete vedere è nettamente più chiaro rispetto al medium. Dal vivo sembra molto simile alla Hoola Light, se l'avete vista, è un colore che sicuramente potrò utilizzare durante la stagione invernale, ma adesso preferisco un colore un pochino più intenso, tra l'altro hanno una sfumabilità eccezionale, per cui anche se il colore è più scuro, poi vedete che anche sull'incarnato chiaro come il mio rende in maniera veramente incredibile. Uno dei miei ultimi acquisti è di Huda Beauty ed è il bronzer
bronzer della linea Glowish, la linea proprio appena uscita di cui vi ho fatto anche l'applicazione, tra l'altro vi lascio il video giù in descrizione perché vi ho fatto una sorta di video haul con applicazione di questo prodotto che io ho preso nella colorazione 01 Light, che è sempre con effetto marmorizzato, ma questa texture è particolare perché sembra quasi cremosa, è polvere compatta, ma quando l'andate a toccare e applicare sembra quasi una crema, e anche questo incredibile. Anche questo qui ha un tono leggermente più freddo e anche questo si sfuma in maniera eccezionale. Eccolo qui, vedete, sembra quasi una via di mezzo tra questi due. E questo è il colore light. Ultimo bronzer in polvere è una linea che amo moltissimo, è di Nabla ed è la linea Skin Bronzing. Il mio colore preferito, io ho anche l'ambra che forse è quello più universalmente amato, ma il mio preferito è il Soft Revenge, quello un po' più scuro, un po' più freddo. Questo è il mio bronzer invernale per eccellenza. È pazzesco la texture. Se non avete provato qualcosa di queste linee skin bronzing, skin glazing, dovete, perché è proprio il miglior prodotto in assoluto che abbia fatto Nabla. Il colore, come vedete, questo è piuttosto scuro e molto più freddo rispetto agli altri che vedrete, e come vi dicevo è quello che preferisco nettamente in inverno. Ultimo prodotto di questa carrellata di bronzer eccezionali uno per l'altro è un prodotto in questo caso cremoso, sembra più una mousse proprio che una crema, è di Chanel e adesso ve lo leggerò come al solito a modo mio, Le Beige. Questo è il Soleil Tan Bronze Universel nella colorazione 390. Adesso è uscito anche un colore più scuro, questo è fino a poco tempo fa era l'unico colore disponibile, e è un prodotto incredibile perché è veramente facilissimo da applicare, è adatto su un incarnato anche molto chiaro come il mio, perché potete andare a intensificarlo come volete, non fa strato, non fa macchia, si fonde con qualunque base, l'ho usato veramente con qualunque tipo di fondotinta, ha sempre dato un'ottima resa. Questa è la cialda di colore, questo è il colore del bronzer e questo è il colore una volta swatchato. Ovviamente tutti questi colori vanno sfumati e la sfumabilità per una texture piuttosto che l'altra è eccezionale di tutti quanti. Fatemi sapere se utilizzate il bronzer, qual è il vostro preferito o quale preferite tra questi brand che vi ho appena fatto vedere. Come emoji del giorno non possiamo non mettere che il cuoricino marrone. Se non avete le emoji, la parola oggi la deciderete voi, magari mi scrivete proprio appunto il vostro bronzer preferito anche tra questi che vi ho fatto vedere. Vi saluto, vi abbraccio, vi bacio e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!